Buonasera, io sono Erika Cancello e sono la responsabile della collana Eccitazioni Alta Moda del Pensiero per la casa editrice Divergenze. E stasera volevamo presentarvi l'ultimo nato della casa Divergenze, che è il Giudice Nero, disponibile da ieri praticamente anche su tutti gli store online e in tutte le librerie. Vi presento l'autrice, che è Elsa Flacco, qui vicino a me, e la Buonasera. direttrice. Buonasera. E la nostra direttrice della collana, che è Francesca Grazzi, che con Angela Di Maso dirige la linea del teatro che si chiama Controscena. Abbiamo qui con noi una piccola entry, che è la nostra Benedetta Carrara, ed è l'autrice di Una cosa bella, che siamo in seconda ristampa e diciamo un po' su un rapporto quasi internazionale ormai, ma ce lo dirà poi Benedetta. E Francesca, grazie di questa collana e grazie di essere intervenuta. No, grazie a voi, intanto un saluto a tutti. Sono molto felice di questa occasione, di avere l'opportunità di presentare il nuovo testo della collana di teatro di Divergenze, che ho l'onore di curare insieme ad Angela Di Maso, come dicevi bene tu. Per questo ringrazio l'editore Fabio Ivan Pigola. E sono contenta di avere due delle autrici della nostra collana di teatro. Manca il terzo autore, che è David Manzoni, autore della Guerra dell'acqua. D'acqua. E così, insomma, felice e orgogliosa che facciano parte della collana di Divergenze. Eh sì, Davide Manzoni, tra l'altro, te lo dico, secondo me è un autore bravissimo. Mi dispiace che non ci sia, anche perché ho dato i suoi Esatto. provinciali come lettura in classe. Ti dico solo questo: io lavoro a scuola e l'ho dato proprio come lettura scolastica. Sì. Senti. Torniamo a bomba su questa opera con questo titolo, Il giudice nero, che fa immediatamente pensare a toghe rosse e toghe nere, e sicuramente c'è qualcosa di più, anche perché Elsa adesso ci racconta un po' di che cosa parla, ma preferisco ce ne parli la nostra autrice. Buonasera a tutti, grazie Erika. Grazie Erika, grazie Francesca, grazie Benedetta. Mi associo anch'io al ringraziamento a Fabio Ivan Pigola e grazie a lui se ho conosciuto questa casa editrice e ho inviato questo testo, Il giudice nero, che ho composto, diciamo, il protagonista di questo libro è un giudice della mia città, di Guardia Grele, che è una cittadina ai piedi della Maiella in Abruzzo, e Guido Cristini, protagonista di quello che dà anche poi il titolo per la sua qualifica a questo atto unico teatrale diviso in sette scene. Guido Cristini è stato presidente del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che era il tribunale politico fascista dal 1928 al 1932. Quindi questo testo racconta una storia ambientata in epoca fascista e precisamente nel 1931. Racconta di un processo e di una condanna. Poi magari entreremo più nel dettaglio della storia. Beh, è interessante perché sicuramente Cristini è stato considerato assolutamente, al mio paese è diffuso il cognome Cristini, è stato considerato uno dei giudici più importanti per Mussolini e motivò la sua sentenza con attentare a Mussolini e attentare all'umanità. Certo, Perciò lui c'è. era molto, diciamo, sensibile, tra virgolette, alle pressioni politiche. Era un individuo estremamente ambizioso, tant'è che divenne presidente del Tribunale Speciale giovanissimo, a soli 33 anni. E rimase per 4 anni presidente di quest'organo. Durante la sua presidenza furono comminate ben 9 condanne a morte. E quindi venne, diciamo, diventò la bestia nera degli antifascisti. Infatti era soprannominato, oltre che appunto il giudice nero, anche a Iena addirittura. Eppure poi alla fine riuscì a cavarsela, diciamo, piuttosto bene dopo la guerra. Non venne né imprigionato, non subì conseguenze e continuò poi a vivere indisturbato fino all'età di 84 anni. Ecco, a me ha colpito questa sua comunanza didattica
quasi vicinanza di date di nascita tra lui e Schirru, che è l'anarchico che lui condanna, su cui hanno scritto sia Fiori che Buonanno, il famoso Buonanno anarchico insurrezionalista, ha scritto nel 2013 un libro. Ringrazio il Circolo degli Anarchici di Carrara perché me l'ha mandato, perché è una raccolta di tutti gli interrogatori. Io sono rimasta molto sorpresa perché in realtà questo attentato a Mussolini, per cui lui combinò una pena di morte, non ci fu. Non ci fu, e non venne neanche tentato addirittura. Allora, io devo prima di tutto dire che l'idea per scrivere questo libro mi è stata data da una ricerca molto approfondita del giornalista Pablo Dell'Osa, che ha scritto una biografia documentatissima, proprio su Guido Cristini, presidente del Tribunale Speciale. E quando nel 2018, nell'estate del 2018, venne a presentare il suo libro a Guardia Crele, l'allora sindaco Simone Dal Pozzo mi chiese di scrivere un testo teatrale su uno dei processi del Tribunale Speciale durante la presidenza Cristini. E allora Pablo mi ha dato, mi ha prestato, mi ha fatto visionare tutta la documentazione su cui lui aveva costruito il suo saggio, e in mezzo a tanti processi che venivano lì raccontati, ho scelto quello a Michele Schirru proprio perché mi è sembrato il più significativo, anche quello dal valore in un certo senso più esemplare, anche per capire le modalità in cui agiva il Tribunale Speciale e anche diciamo, l'atteggiamento di Guido Cristini, anche perché in quelle carte erano contenuti gli interrogatori, erano contenuti gli atti del processo che io riporto praticamente quasi parola per parola in Sì, alcune scene del mio libro. è una cosa che ho notato mentre lo leggevo, perché mi sono fatta mandare questo libro, insomma, Buonanno e quello di Fiori, da questi, sì, tu lo sai, gentilissimi, insomma. E, insomma, la vita di quest'uomo è abbastanza interessante e erano prese quasi verbatim, oserei dire, scusatemi il latinismo, e ho notato proprio come, per quanto riguarda Schirru, la cui sorella, tra l'altro, era una fascista convinta, aveva un sacerdote, aveva un sacerdote in famiglia, il fratello, con cui non parlava proprio per divergenze religiose, era stato un ragazzo del 99. Sì. E quindi aveva vissuto in un certo senso in una follia nazionalistica ed era diventato anarchico al paese grazie a Solinas Chiesa, che era un muratore del paese. Ci tengo a dire i due cognomi, in Sardegna tanti hanno il doppio cognome, si prende il cognome della madre e per l'uso spagnolo, si è ancora oggi diffuso. Questo muratore è stato il suo primo maestro di anarchia, aveva vissuto in America, era stato meccanico, era stato fruttivendolo e mi ha colpito il fatto che non fosse una persona poco agguerrita dal punto di vista intellettuale, che è una cosa un po' strana in un periodo così, in cui è così diffuso l'analfabetismo, soprattutto in Sardegna e soprattutto nelle zone rurali, ma era una persona agguerrita. Aveva fatto la raccolta firme per Sacco e Vanzetti qualche anno prima. Sì, guarda, io sono felice in particolare che sia una ragazza di origine sarda anche a dialogare con me, perché questo anarchico, Michele Schirru, è un personaggio interessantissimo. Adesso, poi alla fine è diventato il coprotagonista del testo, nel senso che Guido Cristini e Michele Schirru sono due personaggi dalla statura equivalente all'interno, diciamo, come personalità di protagonisti, anche se il titolo poi richiama solo uno dei due. Era un autodidatta, appunto, Michele Schirru, ma dal grande entusiasmo, dalla grande passione. E in America, come tu ricordavi, fece molti lavori, alla fine fece il fruttivendolo anche con una discreta fortuna. Sposò una ragazza di origine italiana, ebbe due bimbi, ma questo non gli impedì poi di tornare in Europa con il preciso intento di uccidere Mussolini. Lui sbarcò in Europa, viaggiò a lungo attraverso vari paesi europei, in Francia, in Belgio, e prese contatto con gli anarchici fuoriusciti dall'Italia. E a Parigi incontrò anche il più famoso dei politici antifascisti sardi, Emilio Lussu, che era di estrazione socialista, poi fu tra i fondatori
fondatore di Giustizia e Libertà, però strinse amicizia con questo giovane anarchico e addirittura fu lui ad accompagnarlo alla stazione di Parigi nel momento in cui Schirru partiva per l'Italia. E Lussu ricorda che quando gli disse arrivederci, Schirru gli rispose: forse sarebbe meglio dire addio, intendendo che lui non sperava minimamente che sarebbe sopravvissuto a questo suo tentativo. Poi però, quando arriva in Italia, si rende conto che sarebbe stato molto più difficile rispetto a quello che lui aveva creduto attentare a Mussolini, perché Mussolini nel 1931 aveva già subito parecchi attentati ed era sempre riuscito a scampare quasi miracolosamente. Tra cui appunto tra gli ultimi erano quelli del giovanissimo Anteo Zamboni, dell'ex partito Zaniboni, appunto Anteo Zamboni, 15 anni, che venne linciato brutalmente dai fascisti della scorta di Mussolini, e quindi era protetto non solo, ma la polizia segreta fascista era diciamo che schedava tutti ed era già sulle tracce di Schirru. Schirru era già un sorvegliato speciale senza saperlo, per cui poi quando lui cominciò a effettuare questi sopralluoghi per vedere di riuscire a intercettare la macchina, l'automobile su cui viaggiava Mussolini, tra l'altro Schirru non portò mai con sé le bombe che gli erano state fornite dagli anarchici in Belgio, le lasciò sempre nella valigetta nella stanza d'albergo, quindi mai tentò di uccidere Mussolini, di portare a termine l'attentato, non riuscì ad arrivare neanche a provarci. Perché? Perché si rese conto, prima di tutto, che la macchina di Mussolini transitava sempre in mezzo alla folla e lui, come ebbe a dire durante l'interrogatorio, non voleva assolutamente colpire gli innocenti. E quindi nel momento in cui stava quasi per desistere, accorgendosi dell'impossibilità del suo tentativo, proprio in quel momento invece venne sorpreso nella stanza d'albergo con questa ragazza, che nel frattempo... Schirru era anche uno che, nonostante la sua passione anarchica, era anche un giovane che amava godersi la vita e amava anche le ragazze. Infatti aveva conosciuto questa Anna Lukowski, che era una ballerina ungherese, l'aveva conosciuta in un locale ed era stato un colpo di fulmine, nel senso che poi per alcune settimane i due divennero inseparabili e lui praticamente si dimenticò anche della missione che era andato a compiere, e questo gli causò dei sensi di colpa molto forti, tant'è che quando venne arrestato, per la vergogna di essere stato sorpreso dalla polizia in una stanza d'albergo con una donna, tentò addirittura il suicidio. Ma anche questo fu un tentativo maldestro, lui teneva una rivoltella in tasca, perché quando nel commissariato cercò di spararsi, sì, i poliziotti cercarono di disarmarlo, lui finì con ferire se stesso e sfigurarsi e ferire anche gravemente i due poliziotti, per cui poi venne anche accusato di tentato omicidio, perché nessuno credette, o perlomeno finsero di non credere alla sua versione del tentato suicidio. Ho letto questa cosa nelle carte che mi ha mandato Gino Vatteroni, insomma, da Carrara, tramite Davide Lazzeroni, questo mio amico maestro di scherma, e la cosa che veramente mi ha colpito è stato quando lui cita nella lettera Lele Spartaco, mi è venuta una scena di Modigliani, che una volta mandò a casa Gianni Puterne e gli dissero: ma la mandi a casa tutto affettuoso? E poi disse: vabbè, adesso andiamocene a fare le nostre cose da uomini. Era proprio questa mentalità, con questa scissione tra quella che era la moglie e quella che poi era proprio una questione di mentalità dell'epoca. La mia maestra di violino, che è vissuta in quegli anni, l'era di 20, mi racconta abbastanza frequentemente che all'epoca era proprio normale avere proprio due piani separati per gli uomini. Sì, poi dobbiamo anche tener conto che lui, cioè Schirru, aveva lasciato la moglie in America convinto, addirittura aveva anche venduto la sua bottega di frutta per lasciarle del denaro, perché lui sapeva che poi in Europa sarebbe stato finanziato da quelli della rete anarchica proprio per la sua missione, no, di uccidere Mussolini, perché lui era convinto che uccidendo Mussolini il fascismo sarebbe crollato. Ecco, questa era la sua speranza, e magari non era neanche una speranza infondata, perché in quegli anni il fascismo era fortissimo, sono gli anni, diciamo, d'oro del fascismo, i primi anni 30, però è anche vero che si reggeva tutto sul carisma, sulla personalità di Mussolini, quindi forse davvero se uno dei tanti attentati fosse riuscito, la storia d'Italia sarebbe cambiata, sarebbe stata diversa. Quindi lui ormai aveva dato
dato l'addio alla moglie, eppure l'affetto per lei e per i suoi figli non venne mai meno, tanto che dal carcere lui scriveva lettere a Minni, scriveva lettere anche a suo padre, alla sua famiglia, da cui era stato invece, diciamo, ormai rinnegato, soprattutto da quella sorella che tu ricordavi, che addirittura chiese di cambiare cognome perché riteneva infamante il cognome Schirru. Lui scriveva le lettere e si rattristava per non avere risposta, quando invece poi queste lettere non furono mai spedite, erano intercettate naturalmente dal personale carcerario e quasi nessuna giunse a destinazione. Questo fu un altro dolore che si sommava agli altri, perché appunto Schirru, dopo pochissimi mesi di carcere, dopo neanche 3 mesi di carcere, fu condannato, perché i processi del Tribunale Speciale erano celebri per la loro rapidità, perché in un certo senso la sentenza era già scritta. E questo ho cercato di rappresentare nel mio testo, e soprattutto il ruolo che ebbe Guido Cristini, che era un individuo, come è raccontato sia nella biografia di Pablo Dellosa, sia da tutti i documenti dell'epoca, estremamente freddo, senza scrupoli, ambizioso e assetato di potere. Lui ebbe una carriera rapidissima, giungendo appunto giovanissimo a presiedere il Tribunale Speciale, ed ebbe anche una caduta repentina dovuta proprio alle sue manie di grandezza e anche alla sua sbruffoneria, perché nel 1932 fu defenestrato all'improvviso da Mussolini, che certe imprudenze non le perdonava, proprio perché aveva parlato troppo. Si era vantato con un altro fascista, con un camerata fascista, di aver perseguitato i familiari del povero Anteo Zamboni, che già abbiamo ricordato, solo su richiesta di Mussolini, solo per compiacere Mussolini. Questa sua confidenza, che poi venne immediatamente riportata a Mussolini dal suo interlocutore, fece capire a Mussolini che in fondo Cristini era inaffidabile, proprio per la sua anche presunzione, per cui gli mandò un telegramma che, insomma, che si conserva, firmato da lui, in cui gli intimava di rassegnare immediatamente le dimissioni. E non valsero a nulla le suppliche, le richieste di perdono. Ormai era caduto in disgrazia, anche se poi continuò per parecchi anni a comunque a ricoprire delle cariche, se non di primo piano, comunque abbastanza importanti. E dopo la guerra, nonostante ci fossero tantissime testimonianze anche del suo modo spietato di procedere, delle condanne a morte pretestuose come quella a Michele Schirru, non ebbe da non scontò nessun mese di carcere, venne protetto sia dal Vaticano, poi venne amnistiato dall'amnistia, appunto Togliatti, poté godere anche di quella, e tornò a Chieti, dove continuò a svolgere la sua attività di avvocato indisturbato fino alla morte negli anni 70. A me una cosa che ti dico, mi ha colpito molto queste due figure, che sono veramente i due protagonisti quasi Sofoclei, passami il termine, che sono quasi in una lotta. Non userò il termine come avrebbe usato Steiner per spiegare l'Antigone, ma sono due facce veramente della stessa medaglia, che si stanno opponendo su due lati diversi di gestione del potere. Il potere che, come dice Foucault, è nel sorvegliare e nel punire il corpo, fino all'eliminazione di quel corpo, no? Che è quello che si pone centralmente. E questo apre proprio una serie di problemi, di una, passami il termine, di una contemporaneità estrema. Perché se noi pensiamo che la pena di morte oggi fa parte ancora della legislazione, delle possibilità delle pene, in un numero di stati che non è così basso, è una cosa che a me veramente ha sempre lasciato molto perplessa. Cioè, al di là di quello che una persona può pensare o meno della pena di morte, ora io sono social amnesty, quindi questo mi sta un pochettino qualificando come persona che non è assolutamente favorevole, però si può uccidere un'intenzione, cioè si può arrivare a un controllo tale sul corpo da eliminare una persona per un'intenzione che non è neanche stata messa in atto? Questa è una delle Guarda, problemi che qua apri in questo testo. sì, tra l'altro tu adesso tocchi un tasto sensibile. Io sono socia di Amnesty International
lo dico, dal 1990. Per molti anni sono stata attivista di Amnesty, e ancora adesso, pur avendo, diciamo, abbandonato l'attivismo, però continuo a essere iscritta, e per me è fondamentale. L'azione di Amnesty International è preziosissima. Quest'anno, tra l'altro, ricorrono i 60 anni di Amnesty, nata appunto nel 1961. Allora, la pena di morte è un'aberrazione, è una mostruosità che, tra l'altro, noi in Italia siamo stati tra, in Italia c'è stato il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte, il Granducato di Toscana, si era ancora nel 700, poi abbiamo avuto Cesare Beccaria dei delitti e delle pene, quindi abbiamo fior di giuristi, di politici che si sono battuti contro la pena di morte, che è davvero una contraddizione in termini, perché lo Stato che dà la morte per punire l'omicidio è un paradosso assurdo, e veramente fa impressione pensare che oltre 100 paesi al mondo conservino ancora la pena di morte. Ora, in Italia praticamente la pena di morte era stata abolita e venne reintrodotta proprio dal fascismo. Con una legge del 1926 venne reintrodotta la pena di morte per chi attentasse alla vita della famiglia reale e del capo del governo, naturalmente, perché Mussolini doveva farsela anche, no, ad hoc per se stesso. E venne applicata nel caso di Schirru davvero in maniera estensiva. Il pubblico ministero, Vincenzo Balzano, che tra l'altro era un intellettuale, era uno storico, abruzzese anche lui. Questa è una storia stranissima, perché ben quattro dei protagonisti sono abruzzesi, sia Balzano, oltre a Cristini, ma anche l'accusatore, l'avvocato dell'accusa, Carlo Fallace, e anche quello della difesa, D'Angelo Antonio, quattro abruzzesi per condannare Schirru. E quindi Balzano all'inizio cercò probabilmente di. Io poi un po', per quanto riguarda i dialoghi naturalmente tra i personaggi, ho anche immaginato, perché i dialoghi privati tra il giudice e gli avvocati non vengono riportati naturalmente dai documenti, mentre invece gli atti del processo sì, quindi quando ci sono gli interrogatori, quella è tutta, veramente, è tutta documentazione reale. E quindi diciamo che questo, cioè Balzano sicuramente tentò di evitare la pena di morte a Schirru, e anche l'avvocato difensore ci provò, perché in effetti era un'interpretazione troppo estensiva di questa, dal momento che non c'era stato neanche un tentativo. Qualche anno prima, per esempio, Tito Zaniboni, che aveva proprio sparato a Mussolini e l'aveva anche ferito di striscio, non era stato condannato a morte. Ma questo era un momento, era una fase cruciale in cui Mussolini voleva assolutamente, come dire, imporre lo stato totalitario, il regime. Che doveva assolutamente impedire qualsiasi tipo di opposizione, e quindi questo Balzano riuscì alla fine, su pressione di Cristini, a dimostrare che anche se non c'era stato un tentativo, il tentativo non c'era stato solo perché non si era presentata l'occasione, ma l'intenzione c'era. Quindi era stato solo un caso che non era stata portata a termine questa intenzione. Per cui alla fine la Corte decise per la condanna a morte, e Schirru non ebbe scampo. È strano anche come lui racconta queste bombe avvolte in questa carta di giornale, in lingua che lui non conosceva, perché così se gliel'avessero trovate addosso avrebbe potuto dire che non ne sapeva nulla e gli erano state messe addosso. È una cosa che a me veramente ha colpito tantissimo questo dettaglio leggendolo, perché è qualcosa quasi di romanzesco, cioè quest'uomo probabilmente era consapevole di quello che rischiava. E poi c'è anche da dire che Mussolini aveva creato un vero e proprio culto della personalità, sulla sua personalità, sulla sua persona, c'era cioè un vero e proprio culto della personalità. E ci stava riuscendo. Ca casualmente in questi giorni sto leggendo il secondo volume della saga, tra virgolette, di Antonio Scurati su Mussolini, e mi trovo proprio, non ancora arrivo al 30, mi trovo al 1928, davvero è un affresco monumentale di quest'epoca, e mostra proprio il consenso, come dire, plebiscitario di cui Mussolini godeva. Cioè, gli antifascisti degli anni 20 e degli anni 30 erano una minoranza esigua, composta da pochissimi, soprattutto comunisti, socialisti,
anche gli anarchici, che poi erano tra loro molto litigiosi, come accade insomma fino ad oggi, la sinistra anche allora non si smentiva, frammentati, pieni di disaccordo tra loro. E invece Mussolini aveva imposto la sua autorità al partito fascista, liberandosi anche di tutti gli oppositori interni, aveva zittito tutti ed era riuscito a imporre questa immagine di sé come un tutt'uno con l'Italia. E la cosa assurda è che non aveva, come dire, non diciamo plagiato, ma diciamo, non aveva conquistato solo gli italiani, il popolo italiano, che poverino non aveva neanche tutte le colpe, perché a parte pochi intellettuali che avevano accesso magari alla stampa clandestina o estera, la stragrande maggioranza della popolazione poteva abbeverarsi solo alle fonti che il regime gli forniva, il partito unico, la stampa di regime che era sottoposta a censura. Quindi come avrebbe fatto a farsi un'idea diversa della realtà? Ma diciamo, il paradosso è che anche all'estero, in questi anni venti, Mussolini era ben visto, Churchill lo elogiava come un leader che aveva allontanato lo spettro del comunismo dall'Italia. Quindi, in realtà, in questi anni, Mussolini era un leader apprezzato nel mondo. E soltanto in seguito poi verranno fuori quelle magagne che c'erano fin dalle origini, erano insite nella nascita stessa del movimento fascista e che pochi uomini davvero consapevoli e coscienti avevano capito fin dall'inizio. Ma la maggior parte di loro era stata eliminata anche fisicamente, perché molti, pensiamo a Gobetti, pensiamo a Giovanni Amendola, vennero i fratelli Rosselli fatti uccidere mentre erano all'estero, Gramsci morto in carcere, cioè Leone Ginzburg, vabbè, poi lui riuscì Ho a studiato con il sopravvivere figlio storia. alla guerra. Quindi, ma Ho studiato con il figlio diciamo storia io. antifascisti, essere antifascisti era quasi cioè era una condanna al carcere, al confino, addirittura a morte. Mio bisnonno tolse mio nonno e mio zio dalla scuola pubblica e li mandò alla scuola privata, dicendo, giustificandosi col cattolicesimo, ma proprio perché non voleva gli venisse fatta quello che lui chiamava lavaggio del cervello, tra l'altro. Il tuo bisnonno, Sì. compa, ti invidio per Senza aver dire avuto degli nulla, avi senza così. dire nulla, mio nonno fece questa cosa, è una cosa che ogni tanto racconto, però è uscito un libro di un mio collega che si chiama Guomancini, ha vinto il premio Matteotti, siccome lui si occupa di resistenza qui nei castelli romani, ha immaginato delle varie testimonianze, è come se le avessi sentiti parlare, ha scritto proprio un libro sulle testimonianze di coloro che sono stati antifascisti nella mia zona, io abito vicino Roma, e ha scritto proprio questo libricino in cui per esempio si ricordano delle maestre, ma sono persone di cui io ricordo il nome perché mi sono stati raccontati questi nomi, magari ho avuto i nipoti a scuola oppure essendo di Albano conosco i cognomi, sono le persone che si sono trovate proprio a Malpartito, di cui uno che si è trovato al Malpartito è stato un vescovo. Ci ha preso proprio le botte, ha rischiato di prenderci le botte e quindi poi sono dovuti intervenire perché se no c'era il rischio che veramente questa è una zona molto clericale, si arrivasse proprio a un problema con il papato e c'erano stati da pochi patti lateranensi. Fu veramente una situazione particolare. Ma la mia Sì, maestra di no, mia nonna, no. la mia maestra di musica mi raccontano che c'era proprio questo culto fortissimo. Cioè, aveva creato un vero e proprio mito su se stesso. Addirittura in tutti i saggi di conservatorio aveva obbligato a mettere la Ciaccona di Vitali perché era il suo brano preferito. Addirittura. Non è una battuta, cioè, tutti i saggi del conservatorio di violino. Lui si vantava di saper suonare il violino. In realtà si autodefiniva un dilettante, si è sempre rifiutato di farsi sentire da violinisti seri. Questo vi fa capire in realtà com'era. E quando arrivò a Palazzo Venezia, chiamò Maestro Remigio, cioè Remigio Principe, gli disse di suonare la Ciaccona e fece passare che era lui. Questo per farvi capire, Remigio Principe è stato un grande professore di conservatorio di perfezionamento. E lui mise l'obbligo addirittura di suonare il suo pezzo preferito in tutti i concerti di fine anno. Ho messo sulla mia stanza il programma di un concerto, di un saggio di fine anno di Santa Cecilia in cui c'è proprio la Ciaccona di Vitali, del No, ma 35.
era proprio così, non sopportava nessun tipo di opposizione e questo fu davvero, diciamo, efficiente, nel senso che anche i peggiori dei suoi più aggressivi, più violenti dei suoi squadristi, pensiamo a Farinacci, alla fine vennero emarginati da Mussolini quando divennero troppo ingombranti. Appena qualcuno mostrava di voler, non diciamo prendere il suo posto perché nessuno si sarebbe azzardato, ma semplicemente fargli ombra, semplicemente veniva invitato con le buone e con le cattive a farsi da parte e al suo posto veniva messo un fedelissimo. E quindi anche Cristini, quando ha ricevuto appunto l'intimazione a farsi da parte, non ha potuto fare altro che obbedire, perché era l'unica reazione che si poteva avere davanti a un ordine di Mussolini. Quindi negli anni per tutti gli anni 30 sì, aveva davvero costruito intorno a sé un culto della personalità che coinvolgeva poi, tra l'altro, il fatto che il tuo bisnonno parlasse di lavaggio del cervello o tuo nonno è un'espressione indovinata, perché in effetti fin da piccoli bambini con i lupetti, Balilla, venivano allevati nel culto del duce. E la frase di Cristini, appunto, attentare al duce è attentare all'umanità, ci fa capire fino a quanto in profondità era entrata ormai questo modo di sentire. Cioè, la maggior parte degli italiani si riteneva fortunata proprio ad avere Mussolini come capo del governo. Mussolini che pensava a tutto, che si occupava di tutto. Purtroppo questo, come dire, questo culto dell'uomo forte, questo desiderio di qualcuno che si faccia carico dei problemi di tutti per poter, diciamo, occuparsi di ciascuno dei fatti propri indisturbati, è un vizio, tra virgolette, che sicuramente fa malissimo alla democrazia e che vediamo riaffiorare ogni tanto anche oggi. E questo è veramente preoccupante. Guarda, io no. Sì, a questo proposito io volevo fare una domanda a Elsa perché secondo me questo testo rappresenta, a mio avviso, in maniera esemplare, quella che è la funzione del teatro civile, cioè una drammaturgia che si rivolge idealmente a tutta la collettività. E anche raccontando, come in questo caso, dei fatti storici realmente accaduti e per invitarci a riflettere su qualcosa che ci riguarda tutti, e per mantenere viva la memoria e per farci appunto riflettere. E in questo caso mi dicevi anche che i destinatari ideali di questo testo sono anche le giovani generazioni, proprio insomma in questo senso. Quindi cosa ti auguri che possa trasmettere la lettura di questo testo? Poi, tra l'altro, visto che abbiamo una giovane autrice, che in questo caso è stata anche una giovane lettrice del testo di Elsa, volevo chiederle appunto le sue impressioni sul testo. Per quanto mi riguarda, naturalmente c'è un pizzico di deformazione professionale in tutto quello che scrivo, perché insegno da quasi 30 anni e quindi per me è una seconda pelle quella di insegnante, cioè sono insegnante da molto prima di diventare scrittrice, per cui non posso fare a meno quando scrivo, quando penso ad un soggetto per un romanzo, per un testo teatrale, mi immagino sempre di avere tra il pubblico e i miei alunni, i miei studenti, che poi diventa ogni anno più difficile, benedetta per la sua età, è poco, ma proprio pochissimo più grande dei miei studenti di liceo. Per i ragazzi lei sicuramente è benedetta in eccezione, perché i ragazzi di oggi, Erika, che è una collega, può confortarmi in questo, davvero sono sempre più restii a farsi coinvolgere dalla lettura. Posso testimoniare che i ragazzi di 20 anni fa leggevano sempre troppo poco, ma rispetto a oggi leggevano di più, perché purtroppo con l'avvento diciamo, della generazione digitale, del web, troppo, diciamo, i passatempi e diciamo, il modo di trascorrere piacevolmente le ore è molto più, come dire, semplice, facile e senza impegno.
trascorrerlo chattando con gli amici o giocando alla PlayStation o diciamo facendo dei video per TikTok, mentre invece diciamo che qualche decennio fa la lettura poteva costituire uno dei pochi svaghi anche, no? Che un ragazzo poteva avere. Per cui coinvolgere i ragazzi alla lettura, tranne qualche eccezione, diventa ogni anno, io me ne accorgo, più complicato. Quindi, per esempio, lo studio della storia, no? La storia a scuola viene insegnata, per quanto noi ci possiamo impegnare, e io amo la storia, però i ragazzi la sentono sempre distante, per cui io penso che raccontando la storia in modo narrativo, in modo da far emergere dei personaggi, cioè far capire che quei fatti storici non sono poi così lontani, perché i protagonisti sono uomini e donne come siamo noi oggi, con i loro desideri, sentimenti, passioni, vizi anche, no? Difetti, può servire a avvicinarli un po' di più anche ai fatti del passato, perché non bisogna solo studiare i grandi avvenimenti, le battaglie, le guerre, ma anche avvicinarci con uno zoom per vedere le vite delle persone. E anche la politica, che viene tanto bistrattata ed è diventato sinonimo di malaffare, invece bisogna capire che la politica è qualcosa di nobilissimo e che bisogna appunto pensare a questi che in un momento così difficile combattevano il fascismo sapendo di soccombere, eppure non demordevano, emigravano, oppure trascorrevano decenni in carcere senza mai abbandonare, o al confino, senza mai abbandonare questa volontà di riportare la democrazia, la libertà in Italia. Anche quella era politica, ma quella era una politica eroica in un certo senso, quella di opporsi al totalitarismo. Per cui anche io scrivo di questi temi anche per cercare di non di spiegare, sarebbe troppo, non ho l'ambizione di spiegare alcunché, ma perlomeno di rappresentare dei momenti del passato che secondo me possono essere importanti, interessanti anche oggi, anche coinvolgenti, ecco. Ma io che dice Benedetta? Sì, quello che è effettivamente è vero da un certo punto di vista, che la mia generazione è disaffezionata da certi linguaggi, più che altro perché c'è anche da dire spesso ci sono imposti quando siamo piccoli, non come passatempi piacevoli, ma come fonti di stress e semplici pagine da studiare, riassumere per avere un voto. E quindi sì, probabilmente è vero, non siamo così interessati alla lettura. Poi ci sono poi in realtà le eccezioni ci sono e sono tante. Conosco tantissimi dei miei amici, sono lettori, chi più forte, chi meno forte, però in realtà di solito è una questione di trovare il libro giusto, ma col passare degli anni, magari non durante il liceo, ma dopo, ci si apre di più. Quello che secondo me poi è anche da notare è che riguardo al rapporto col fascismo, a noi è sempre stato presentato come qualcosa di lontano. C'è sempre stato detto, ma sì, in fin dei conti, ok. È vero, i vostri nonni erano bambini quando c'era la guerra, però fascismo, comunismo non sono più parole che si devono utilizzare, sono cose passate, non sono distinzioni che vi riguardano. E in realtà io conosco sempre più gente che come me guarda e dice no, sono realtà ancora presenti. Sono fenomeni che non hanno smesso di agire nel momento in cui la Seconda Guerra Mondiale è finita o nel momento in cui il muro di Berlino è crollato, sono ancora presenti, non c'è più il duce come persona, ma c'è ancora la gente che dice però quando c'era lui, ci fosse lui. Bisognerebbe fare giovani. Anche molti giovani dicono perché di essere fascisti. Sì, ma perché secondo me non hanno bene in mente cosa vuol dire. Perché se è anche importante appunto fare delle rappresentazioni del fascismo per permettere di capire effettivamente la vita com'era. Perché fin tanto che tu studi la grande battaglia è eroica,
nel momento in cui viene vinta, una grande tragedia nel momento in cui viene persa. Non ha una via di mezzo. La vita Una. non ha nulla di così grandioso. Non è né una grande vittoria né una grande sconfitta. È un po' un grigiore, però nel momento in cui ti rendi conto che quel grigiore è particolarmente tendente al nero nella maggior parte degli ambiti, forse capisci che il fascismo non era sto granché. Nel momento in cui ti rendi conto effettivamente di quanto questo pesasse sulla vita delle persone, di quante limitazioni ci fossero al pensiero e all'espressione, ti rendi conto che forse non è grandioso, non è il peggio del peggio, è vita, però un tipo di vita che tu non vorresti vivere. Quindi la narrazione serve a far toccare con mano questo, perché finché è sul libro di storie verrà percepito come distante. Perché sul libro di storie ci vanno cose anche successe ben prima del 1945, sul libro di storia ci sono eventi che sono successi anche 3000 anni fa. Ti rende troppo. È come mettere una parete troppo grande tra il ragazzo e l'avvenimento. I romanzi, se fatti leggere senza farli vivere come una costrizione, sono di sicuro un metodo educativo più funzionale. E anche i testi teatrali, ovviamente. Anzi, uno spettacolo teatrale probabilmente potrebbe essere anche secondo me è più utile perché comunque ti permette anche di visualizzarlo, cosa che non tutte le persone nel momento in cui leggono sono capaci di, hanno l'abilità di dire ok, sto leggendo e io mi immagino tutto quanto attorno. In un spettacolo teatrale vedi la scena, vedi il comportamento, vedi il modo in cui la battuta viene pronunciata e questo aggiunge tutto quel sottotesto che magari per ingenuità tu nel leggerlo ti sei lasciato sfuggire. Ecco, a questo proposito so che c'è già, insomma, c'è già l'idea di mettere in scena il giudice nero anche con il coinvolgimento della musica, che è un'altra protagonista fondamentale del tuo testo. C'è già, Sì. ovviamente non è purtroppo, insomma, Il adesso momento. un periodo felice per i teatri, però, insomma. Il progetto c'è. Il progetto c'è, questo libro è nato, ricordavo appunto l'impulso a scriverlo che mi era stato dato da Simone Dal Pozzo, che 2 anni fa appunto era sindaco, e lui pensava proprio a un testo teatrale per una rappresentazione, perché chiunque, io credo, scriva, anche Benedetta, poi insomma parleremo anche del suo libro, un testo teatrale, pensa al momento in cui questo testo verrà portato sul palcoscenico. Anche la musica, io ho immaginato questo testo con delle musiche, quindi ad ogni scena io immaginavo un sottofondo musicale e ho avuto la fortuna poi di conoscere sia un compositore che sta scrivendo le musiche, Maurizio Colasanti, con il quale ho collaborato anche nello scrivere a quattro mani un altro testo teatrale, e poi ho trovato anche un regista che con la sua compagnia ha già iniziato le prove per realizzare uno spettacolo con il mio testo. E purtroppo, appunto, questo è un periodo davvero difficile per gli eventi dal vivo, per gli spettacoli, e quindi sicuramente per diversi mesi non potremo vedere sulla scena lo spettacolo, però io sono fiduciosa che si dovrà uscire da questa situazione e quindi spero che insomma al più presto, in estate o subito dopo l'estate, sarà possibile assistere alla prima del Giudice Nero. Poi volevo solo aggiungere che per completare il quadro storico del periodo, il libro ha anche una postfazione di uno storico, Pier Giorgio Della Pelle, che ha scritto appunto un saggio, L'anarchismo nell'Italia fascista, in cui ricostruisce proprio l'humus, l'ambiente in cui si sviluppa questo tentativo di Michele Schirru, Mike Schirru, come viene spesso chiamato,
proprio per sottolinearne il fatto di avere la doppia cittadinanza, che poi tra l'altro Schirru aveva anche la cittadinanza americana, ma neanche questo riuscirà a salvarlo. Era naturalizzato, ma infatti quando Rodolfo Valentino chiese anche lui la naturalizzazione fu uno scandalo in Italia e addirittura non volevano mandargli, perché c'era questo mito della nazionalità italiana che era superiore alle altre. Una cosa, visto che si sta aprendo, ti faccio una domanda, ti faccio due domande. Quanto ancora al tuo paese ci siano di memoria di Guido Cristini, visto che mi dicevi che era una famiglia importante, in fondo era il figlio del farmacista, era un avvocato, io non so quanti abitanti faccia al tuo paese, ma il mio paese, quando io dico un soprannome di una famiglia, tutti sanno di chi io stia parlando. Sì, la stessa cosa anche a Guardia Greve. Tra l'altro la farmacia Cristini, gestita dai pronipoti di Guido Cristini, esiste ancora. E infatti quando uscì il libro di Pablo Dell'Osa, proprio la biografia di Cristini, all'inizio anche lui era, insomma, c'era un po' di titubanza, o perlomeno di incertezza su come sarebbe stato accolto questo libro, che presenta naturalmente Guido Cristini in una luce non molto, cioè in una luce molto oscura, come sarebbe stato accolto anche dai familiari, da coloro che ricordavano il fratello di Guido Cristini, Gino Cristini, che appunto era il farmacista, ma era anche un esponente di spicco del fascismo locale. Ovviamente i Cristini di oggi sono persone estremamente, come dire, consapevoli, non solo intelligenti, preparate, e quindi ovviamente non è da loro che può venire una qualche, come dire, critica o opposizione, quanto invece da chi? Dai nostalgici, che anche se oggi non ammetterebbero mai di essere fascisti, però in fondo forse una qualche simpatia, o perlomeno una non totale antipatia nei confronti di quel regime, di quel periodo, di quei personaggi, sicuramente ce l'hanno e non ne fanno neanche mistero. Ma qui poi passiamo anche alla polemica politica, se vogliamo anche attuale, voglio dire, a cui vorrei sottrarmi in questo momento, perché tra l'altro la nostra Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, l'apologia al fascismo in teoria è un reato, anche se poi non viene perseguito in maniera, come dire, severa, quasi mai. Per cui essere antifascisti è semplicemente sinonimo di essere democratici, perché la nostra Costituzione, io lo ricordo sempre anche a scuola ai miei alunni, la nostra Costituzione nasce dall'antifascismo, è antifascismo, nasce dalla resistenza, e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. La Costituzione è stata scritta dai partiti che allora si chiamavano dell'arco costituzionale, che escludevano i neofascisti. Ecco, gli epigoni del fascismo. Quindi non sto dicendo niente di nuovo, e questo dovrebbe essere scontato. Quando mi dicono, ma ancora quelle cose stai rivangando? Ma certo, noi le rivanghiamo, perché sembra che invece siano continuamente rimesse in discussione, e ci sono dei ministri che non vogliono festeggiare il 25 aprile, insomma, ci sono molti rigurgiti preoccupanti, per cui è sempre bene, riaffermare certi valori, soprattutto anche per chi come me viene dalla terra della Brigata Maiella, che è una delle formazioni partigiane più importanti d'Italia. Ecco. Quindi non dobbiamo dimenticare questa eredità, non dobbiamo tradirla. C'è anche un dato di fatto, poi Benedetta, e chiedo a Benedetta e a Francesca, nel senso che io vengo da vicino Roma, nella mia zona è pieno di persone che si autodefiniscono fasciste, fieramente fasciste, ma non sono neanche consapevoli, perché c'è proprio una mancanza di alfabetizzazione nella loro frase. Considerate che io sono in una zona in cui è noto un ristorante per essere diventato una sorta di museo del fascismo, dove vanno quasi solo i nostalgici, ma mi è capitato, quando lavoravo in un bar in un paese che non è il mio ma qui vicino, facevo colazione, non ci sono entrata, ma c'erano proprio una serie di bottiglie, oggetti col volto di Mussolini che inneggiavano al fascismo. Sono diffusissime, vi dico che i tabaccai li tengono in tanti proprio perché qui vendono.
Certo, ma infatti quello, i calendari, i gadget vari, no? Come se fosse. Ma, non a caso c'è stata questa proposta di legge del sindaco di Stazzema. Ricordiamo che Sant'Anna di Stazzema è una delle stragi più efferate del nazifascismo, che è una proposta di legge per combattere la propaganda neonazista e neofascista. Ha raggiunto le 50.000 firme necessarie per diventare una proposta di legge e speriamo che serva ad inasprire le pene, perché attualmente invece questi oggetti vengono messi in commercio, esposti senza nessun tipo di restrizione. Io sento dei riverberi, forse chi non parla dovrebbe ogni volta spegnere il microfono, potrei anche farlo io, però poi dobbiamo ricordarci ogni volta poi che dobbiamo parlare di riaccenderli. Ma guarda, io trovo veramente assurdo, io non credo tanto nelle punizioni o nelle pene, anche se possono essere un deterrente, io credo più nell'educazione che poi va a eliminare determinati comportamenti, quindi un comportamento che va dalle scuole, ma nel momento in cui, ora non è il mio caso, dei miei colleghi nello specifico, perché come vi dicevo, immaginatevi, ho un collega di cui vi ho detto appunto il premio Matteotti, avrete già capito che proprio non è tacciabile di determinate posizioni politiche, però nel momento, ho altri colleghi che proprio assolutamente non sono tacciabili, però nel momento in cui io sento anche dei colleghi in età era Mussolini e dire Stalin è stato peggio, ora non è una questione di fare del menaltrismo, è una questione proprio in generale di rispetto di alcuni valori fondanti della dignità umana. Non so che cosa ne pensa. Non so cosa ne pensa Benedetta. Io credo che in generale il problema è che troppo spesso nella scuola italiana si tiene all'esterno l'attualità. Perché io ho fatto anni di liceo in cui comunque l'attualità era. Se ne parlava una volta ogni tanto, se ne parlava nelle lezioni di religione, perché avevamo una professoressa che diceva, io lo so che molti di voi probabilmente non lo farebbero, e lei ci ha fatto sempre fare attualità. Però per il resto noi abbiamo studiato eventi storici importantissimi, per carità, ma con esiti politici scarsi nella nostra epoca, perché ovviamente ha avuto grande peso nella formazione dell'Italia, la vita politica dei comuni nel 1200, però diciamo che non è esattamente quello che che sento presente nel 2020. Però poi la parte più attuale di storia, io praticamente per problemi legati al tempo non l'ho fatta, perché sono arrivata al processo di Norimberga. Quindi per me e per tutte le persone che hanno studiato con me storia in quell'anno al mio liceo, gli anni di piombo, cosa sono? Ci sono stati? Chi lo sa? E così per tantissimi altri licei, non è una colpa del mio liceo, è una colpa in generale del fatto che ci sono questi programmi di studio che prevedono troppe cose e ad un certo punto si taglia. E appunto il fatto di non parlare di attualità, perché io non capisco come noi giovani dovremmo avere una coscienza politica e capire che il fascismo è sbagliato e che l'antifascismo è invece quello che dovrebbe caratterizzare ogni nostro pensiero, se non ci viene spiegato, se fino a che noi siamo in quinta superiore, fascismo, comunismo sono parole che sentiamo una volta ogni tanto al telegiornale. È ovvio, ci sarà la persona interessata di per sé che va e si fa delle ricerche, legge un libro, legge un saggio, guarda un documentario, ma ci sono anche tante persone che che la possibilità di leggere un libro non ce l'hanno, che vengono da una famiglia in cui guardare il documentario non è una cosa che si fa e magari non lo fanno. E sono dei ragazzini, il problema non è loro, cioè loro vivono in un contesto sociale che magari non li ha aiutati ad arricchirsi, il problema è che la scuola non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare in molti casi, insegnando loro questa base le basi del pensiero politico. Hai ragione, purtroppo. Ma Benedetta, vedi, poi
Benedetta, tu hai colpito un punto, anche perché per quanto riguarda la raffigurazione del Medioevo, parlavo con una grande storia italiana un po' di tempo fa, che diceva: tanto in Italia o ti occupi di comuni o ti occupi di Longobardi. Tutta la parte di storia economica, storia degli ebrei, storia delle donne, lei si occupa di storia economica, quindi alla fine ci ha inserito bene anche la storia di quelle che sono chiamate le minoranze, ma che di fatto le minoranze non sono. Lei mi diceva tutta questa parte che è interessantissima, che all'estero si fa e che poi ti consente anche di comprendere come si è arrivati al presente. Tutta questa parte in Italia è come se scomparisse, perché poi può essere tacciata di politica da una parte e dall'altra, e quindi è scomoda da studiare. Lei si occupa di banchi di pegno e circolazione monetaria, questa persona è molto, molto brava. Si occupa di storia ebraica, soprattutto storia dell'ebraismo, una persona di una preparazione culturale spaventosa. È stata mia professoressa all'università e veramente io sono rimasta di questa frase. Tu, quando tu hai citato i comuni, perché di base del Medioevo si fanno solo i comuni e non si arriva. Cioè, tu dici: io sono arrivata al processo di Norimberga, ma io ti dico che buona parte ancora delle classi, io, quando io vado a vedere i programmi di storia e magari faccio dei riferimenti, ricorderò sempre all'esame di maturità il mio professore di storia che chiedeva determinate cose e ci guardarono un po' come delle aliene perché eravamo arrivati a fare Kennedy, ma perché eravamo noi interessati come classe? Cioè, ma era un humus già presente e è uno dei motivi per cui io dico che nel momento in cui ci fa una prova standardizzata, questa prova standardizzata deve considerare anche il contesto socioculturale, perché se non c'è un contesto socioculturale colto, tu ormai rimani in quel ceto socioculturale, non c'è la possibilità di crescere e salire a un ceto culturale elevato. Non so se stai capendo quello che voglio dire, perché dipende dal ceto da cui provieni. Cioè, io ormai vado a teatro come famiglia, lo vedo se la mia famiglia va a teatro. Io studio e vado bene se la mia famiglia dà un'importanza alla cultura, ma specialmente in questo caso, se mia madre è laureata o mio padre è laureato, allora ci sono buone possibilità che mi lauri. Se io sono un figlio dell'operaio, passatemi questo termine, che non è laureato, oppure del poveraccio che non ha la possibilità, io non riesco ad andare. E è qualcosa che si è cercato di combattere, io penso al teatro di Brecht. Penso ad alcune attività di Luigi Nono che si sono rivelate velleitarie, però ci sono state queste attività nei teatri per cercare di diffonderlo, ma che di base si sono poi bloccate nei confronti di una società in cui l'ascensore sociale che era legato alla scuola è stato bloccato. Io parlo da insegnante in questo momento, però delle volte ci sono degli ascensori bloccati. E quello che noi insegnanti non riusciamo a fare, che invece è il nostro ruolo, sarebbe proprio anche in parte. Okay, io non penso che la scuola sia un'azienda, però dovremmo dare la possibilità di avere gli strumenti culturali alle persone. Perché il padrone è padrone perché ha mille parole, diceva Don Milani. L'operaio è operaio perché ne ha poche. Io non posso mandare degli uccellini senz'ali fuori dal nido. Assolutamente, ma il problema è anche che viviamo in una società in cui comunque studiare rappresenta un privilegio in un certo senso, anche perché io penso, al momento io sono mia sorella, che è la vera anima politica di casa nostra, è entrata fin da subito nell'università nell'associazionismo, facendo parte anche appunto del coordinamento per il diritto allo studio. E una delle battaglie che vogliamo portare avanti è alzare il tetto della no tax area a 30.000, ma nella speranza poi di poter avere l'università gratuita. Perché se ci fosse l'università gratuita, allora l'educazione effettivamente sarebbe un diritto garantito e un diritto che di fatto viene garantito a tutti, indipendentemente dal ceto. Attualmente l'università rappresenta un privilegio, perché io sono della Valtellina. Se io voglio andare all'università e voglio fare una facoltà che non sia infermieristica, io devo andare per forza a Milano o a Pavia, come sono andata a Pavia, però minimo devo andare a Milano. Quindi vuol dire che io mi devo avere i soldi, i miei genitori devono avere i soldi per pagare le tasse, pagare una camera. Pagarmi comunque anche il cibo perché arrivata all'università devo mangiare, pagare i libri. Viviamo comunque in un contesto in cui l'accesso alla cultura non è così scontato. E poi dicono: avete le biblioteche, potete prendere i libri.
Sì, okay. C'è una copia. C'è una copia. Una copia e col Covid tre settimane di... Quanti erano tre settimane di quarantena al libro? Penso di sì, per di più, non tutti i libri che... Ah, questo, tu potresti, dici, almeno mi faranno lo scanner del libro se mi serve? Non sempre, anche con il Covid, queste difficoltà ci sono state. Tanti miei compagni di corso sono stati messi in difficoltà da questo. E, insomma, diciamo che è inutile poi venire a dire che noi giovani non abbiamo chissà quanta cultura, se poi alla fine comunque viene reso tutto incredibilmente difficile. Cioè, ci sono, ogni tanto ti vengono dati dei testi che, su cui tu devi studiare che non sono trovabili. Anche guarda, Benetta, ma c'è anche un problema di ceto da cui si proviene. Io ne parlavo, c'era una discussione un po' di tempo fa, no? In cui mi dicevano l'opera è popolare in Italia. No, l'opera non è popolare in Italia. Intendiamoci su cosa si intende su popolare. Sono popolari alcune opere che giravano con gli organetti e con queste altre cose, ma l'opera era della PIC, della borghesia, che comunque era un ceto che in Italia è sempre stato limitato. Era di chi se lo nasce come aristocratico, poi diventa borghese, ma non è mai stata del popolo nel senso di quello che la maggior parte. Perché? Perché in Italia c'è sempre stata una questione proprio che io trovo anche preoccupante di mancanza di crescita culturale. Cioè, cosa voglio dire? Solo nelle famiglie in cui c'è un'attenzione culturale di un certo tipo e c'è una base culturale, poi si riesce a continuare. Non so se sto riuscendo a spiegare quello che voglio dire, ma io lo vedo anche vedendo, quando andavo a teatro, che non c'era il Covid, che alla fine, quando vedevo qualcuno nel mio paese, eravamo sempre le stesse 5-6 facce, che frequentiamo gli stessi ambienti da quando eravamo piccoli e più o meno ci conosciamo bene. Ricorderò sempre, quando andai a sentire L'Attila di Verdi, io ci sono andata con uno dei miei migliori amici, ma è ovvio che ci potessi andare solo con lui, perché se l'avessi chiesto a un mio altro persona del mio paese, mi avrebbe detto cos'è L'Attila di Verdi. E non ci sarebbe stata neanche quella curiosità di venire a sentire L'Attila di Verdi. Al di là che io non sono una melomane, sono andata semplicemente perché c'era un cantante particolarmente biloccio, però tolta questo lato un po' anche ironico che ci vuole nella vita un pochino anche di bellezza, anche questa. Però io mi rendo conto che quando ho chiedo a qualcuno, andiamo a sentire Mahler, andiamo a sentire Brahms, andiamo a sentire Bach, andiamo a sentire un concerto, a me di solito mi guardano, ma tu sei interessata? No, io sono stata abituata all'ascolto della musica da piccola. Ora, al di là che le mie non ascoltano molto musica, però vengo da una famiglia abituata. Io noto che non c'è proprio più questa abitudine, e non viene data, non c'è la possibilità di un ascensore sociale. Questo a me spaventa veramente tanto. Beh, è spaventoso anche perché bisogna sempre calcolare che anche l'accesso a queste forme di cultura spesso comporta anche un dispendio economico notevole. Andare a teatro oggettivamente costa. Spendo molto, anche andare al cinema costa, però per andare a teatro in media si paga di più, soprattutto se inizi a conoscere il teatro quando sei un po' più grande, perché è vero che ci sono gli sconti under 26 e anche lì vediamo di che sconti parliamo, vuol dire che se normalmente dovrei spendere 35 euro ne spendo 25, comunque rimane una spesa considerevole. Poi dipende, ci sono anche, ad esempio a Pavia gli sconti sono molto, molto buoni, con 8 euro vai a teatro, però comunque sono delle spese. A Roma. Cioè, bisogna anche considerare che per avere una crescita culturale bisognerebbe rendere la cultura non elitaria, ma facilmente raggiungibile. E con non elitaria bisogna renderla anche non elitaria da un punto di vista contenutistico, perché nel momento in cui tu le uniche opere d'arte che mi proponi sono... criptiche e richiedono una base culturale eccessivamente ampia, quindi vuol dire che se io vado e non sono esperto nell'argomento, non capisco quello che sta succedendo, è un problema. Perché se, allora, il testo di Elsa si capisce, se io non conoscevo la storia di Mike Schirro, ma anche se non avevo letto prima il saggio, perfetto, chiaro. Spesso quando si va a teatro purtroppo ci sono opere che non sono chiare. Insomma, se non sei un amante del genere, cosa vai a spendere 30 euro per vedere uno spettacolo in cui non capisci quello che sta succedendo? Beh, Elsa, d'altronde questo immobilismo a cui stiamo arrivando non è qualcosa che c'era durante il fascismo, con anche l'innalzamento delle tasse per le donne e per alcuni ceti.
Sì, vabbè, la politica del fascismo davvero è oggi, ovviamente, potrebbe sembrare totalmente anacronistica, totalmente inattuale, eppure anche in questo caso non dobbiamo esserne così sicuri. E qua torniamo sempre allo stesso discorso, no? Sono cose passate che le stai rivangare, e poi troviamo dei politici che l'altro giorno hanno proposto appunto dei provvedimenti per aumentare addirittura lo stipendio agli uomini per permettere alle mogli di rimanere a casa a fare le casalinghe, perché adesso le donne lavorano solo perché altrimenti la famiglia con un solo stipendio non può sopravvivere. Allora paghiamo di più gli uomini, così permettiamo alle donne di tornare a fare l'angelo del focolare, per dire, no? Ci sono delle visioni che ancora sopravvivono, dei rapporti tra i sessi e della considerazione del ruolo della donna, che non sono mutati affatto negli ultimi 50 anni, nell'ultimo secolo. Quindi dobbiamo stare anche molto attenti a considerare ormai passata una concezione della vita e della società, perché molto spesso ci accorgiamo che tanto poi passata non è. Quindi anche da questo punto di vista, la storia, è vero che non è, non, noi, nessuno di noi crede più che la storia sia magistra vitae, che sia maestra di vita, eccetera, perché ormai abbiamo esperienza del fatto che purtroppo non ha insegnato nulla. Ma non si può negare che conoscere, avere una certa dimensione, no, del passato, soprattutto dell'ultimo secolo, e qui vorrei diciamo, do ragione a Benedetta, cioè si dovrebbe rivedere veramente, si dovrebbero rivedere i programmi scolastici e cercare in qualche modo di dare più spazio alla storia dell'ultimo secolo. Perché è vero, io non insegno scuola al triennio. Perché al liceo naturalmente abbiamo insegnanti di storia e filosofia, però vedo nelle mie classi che, come dice Benedetta, si può arrivare magari negli anni più fortunati, alla guerra fredda, alla caduta del muro di Berlino, ma correndo moltissimo per quanto riguarda il periodo dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale. Quindi evidentemente c'è un po' da rivedere i programmi in qualche modo per dedicare tutto l'ultimo anno perlomeno allo studio del Novecento. Altrimenti i periodi importantissimi e fondamentali per la formazione della nostra coscienza storica, civile, politica, i ragazzi, tranne quelli che poi all'università andranno a studiare storia o a studiare lettere, rimarranno totalmente ignari di quel periodo storico. Ragazzi, cioè la stragrande maggioranza dei ragazzi, ma anche noi, cioè questo riguarda anche noi quando siamo usciti dalla scuola, se non avevamo degli interessi noi personali, il periodo del terrorismo, del sequestro Moro, della strategia della tensione, le stragi di mafia. A scuola non si studiano e questo è veramente una pecca davvero grave del nostro sistema e dei nostri programmi scolastici. In qualche modo, invece di pensare poi a fare queste pseudo riforme che non servono altro che a burocratizzare sempre di più e a creare acronimi assurdi, Erika mi comprende, Pai, Io Pia. sto già ridendo perché, insomma, noi Noi abbiamo sappiamo. subito quello che è successo l'anno scorso, in cui io sinceramente devo dire, ho visto tanta teoria. Io l'unica cosa che ho fatto, mi ricordo l'anno scorso, è stato stare tante ore, cioè, ricordo di me davanti al computer che cerco di capire che cosa posso fare per la formazione dei studenti. Il resto io non mi ricordo nulla. Non so No, tu, ma io davvero. c'erano delle notti che veramente mi buttavo sul letto, non so neanche in che condizioni ci arrivavo. Penso che per te valga lo stesso. Tra la DAD, la DID, appunto, Pai e Pia, cioè davvero io penso che tutti noi insegnanti stiamo soltanto come i nostri studenti. Benedetta, che è una studentessa e si ricorda anche i vicinissimi anni del liceo, se avesse potuto semplicemente immaginare di essere privata dei giorni di scuola, che magari quando dobbiamo andarci a scuola, parlo dal punto di vista dello studente, io ho una ragazza che ho una figlia che frequenta l'ultimo anno di scuola superiore, un'altra appena laureata, ma voglio dire, privati,
privati dell'esperienza di andare a scuola, no? Di stare con i compagni, cioè è qualcosa davvero che non gli verrà più restituito, ecco. Ed è qualcosa davvero triste, perché è vero che a distanza, in momenti di emergenza, la didattica a distanza ci ha salvato in un certo senso, perché altrimenti nel periodo più duro della pandemia la scuola sarebbe dovuta restare chiusa. 20 anni fa non si sarebbe fatta scuola. Quindi come surrogato, come provvedimento tampone, sicuramente è stata utilissima, necessaria e siamo tutti grati. Però quando sentiamo il neo ministro dire che dobbiamo pensare a mantenere in parte la didattica a distanza anche dopo la fine della pandemia, a me vengono i brividi, cioè semplicemente perché vedo un percorso, un'intenzione che mi spaventa, perché a mio parere dobbiamo opporci, ma non perché siamo dei conservatori, perché siamo tutti consapevoli dell'importanza sociale, anche per quello che dicevamo, di cui stavamo parlando prima, del divario sociale. Il divario sociale, la scuola è vero che è sempre inadeguata nel cercare di colmarlo, perché molto spesso, come anche ho letto degli studi di Christian Raimo in proposito, no? Che si vede che in uscita di solito il divario sociale è lo stesso che in entrata, e questo è il fallimento della scuola. Ma la scuola in presenza sicuramente ha molti più strumenti. Io penso anche alla scuola primaria, non tanto alla scuola primaria. Io ho insegnato tanti anni fa, un anno, nella scuola elementare, e con le mie colleghe maestre, loro non ci dormivano la notte per cercare di aiutare i bambini che avevano dei contesti familiari deprivati. C'era la battaglia per il tempo pieno, per far stare questi bambini fino alle 4 a scuola, perché altrimenti sarebbero stati buttati in mezzo alla strada con tutti i rischi connessi. Quindi la scuola ha questo compito sociale altrettanto importante, lo voglio dire, di quello culturale, soprattutto nelle prime fasi, non nella scuola primaria o nella secondaria di primo grado. La didattica a distanza azzera tutto, anzi il divario aumenta, perché è risaputo che i ragazzi che hanno maggiori problemi di connessione, che non hanno i dispositivi adatti e che quindi seguono a distanza con molta più fatica e cercano poi di sottrarsi perché da questo subiscono una frustrazione, sono quelli che sono più svantaggiati, e quindi ci ritroveremo ad avere questo divario aumentato, non diciamo al punto di partenza, ma addirittura aggravato e peggiorato, e questo non ce lo possiamo permettere. Ecco, semplicemente. E purtroppo si tratta di una questione che va a colpire non solo i primi gradi di istruzione, ma anche quelli più avanzati, perché comunque anche in università non avere la connessione, non avere i dispositivi è un grave problema sia per seguire le lezioni sia per fare gli esami. Inoltre, appunto, la didattica a distanza, è ovvio, l'anno scorso in questo periodo non c'erano altre possibilità. Attualmente avere la possibilità comunque, per l'università soprattutto, ma anche per gli altri ordini, avere la possibilità di mantenere anche la lezione in video permette comunque a chi per qualsiasi motivo è costretto a casa di seguire la lezione, perché se una persona è in quarantena la didattica effettivamente è l'unica possibilità. Però il problema principale di questa volontà di tenere la didattica a distanza e non far entrare più in contatto tra di loro gli studenti è proprio la mancanza di confronto, perché lo studio è collettivo comunque. Nel momento in cui si studia, si apprende e si cresce spiritualmente e culturalmente, lo si fa in gruppo, lo si fa confrontandosi con diverse persone. La didattica a distanza ha eliminato completamente questo. Perché onestamente l'unico modo per riuscire ad avere questo lato della scuola, che è quello che manca di più ai ragazzi, sarebbe, finita la lezione, iniziare un'altra videochiamata con i propri compagni di classe e commentare, parlare, chiacchierare tra di loro. Però adesso, dopo 5 ore passate in didattica a distanza, devi ancora studiare, devi ancora fare qualcosa e ti dicono un'altra videochiamata. Uno vuole morire. Cioè io fai una videochiamata, non la fai su scuola, perché io li sento i miei studenti e mi dico: ci siamo sentiti in videochiamata, e poi ovviamente hanno parlato delle loro cose, ma è anche ovvio, tra virgolette, che hanno 14, 15, massimo 18 anni, sono ragazzini. Però anche conosco tanta gente che ha l'idea di fare un'ennesima videochiamata, dice no,
Salve. Quando sono iniziata a poter uscire con fuori, ovviamente, con le mascherine e tutto, io e alcune mie amiche ho detto, vabbè, facciamo una passeggiata, prendiamo i cani si faranno una passeggiata di 2 ore, va bene, però i cani sono la nostra salvezza. Peccato che al mio non piace fare le passeggiate. Si nasconde sotto il tavolo ogni volta che quanto hai fatto uscire durante il lockdown, benedetta, confessa. poco in realtà. Siamo sicuri di quello che stai dicendo? È la tua ultima risposta. Sicuri. Però davvero non è possibile continuare a togliere ai giovani il confronto, anche perché non tutti hanno un ambiente familiare in cui è possibile confrontarsi. Quello è gravissimo. Cioè, guarda, c'è proprio anche un problema di... c'è un romanzo che amo molto, vinse l'Hammerblitz, mi sembra, per il thriller, si chiama The Prince of Thieves, Il principe dei ladri. Hanno fatto anche il film, tra l'altro, con Ben Affleck. Altro film che ho visto sicuramente perché ero interessata alla regia. E di nuovo perché io vedo solo film molto culturali, ma è interessante perché la storia di un ragazzo che avrebbe la possibilità di diventare un grande, veramente un grande giocatore di hockey, ma rimane per diventare un rapinatore, perché lui è legato a quello che è l'ambiente familiare. Suo padre non ha gli strumenti per garantire a questo ragazzo, comunque intelligente, capace, ha tante possibilità, ma l'unica possibilità che lui ha è di rimanere in quell'ambiente. Cioè, lui sceglie la via più semplice, anche perché è facile mettere sulla via più semplice anche i propri figli. Cioè, c'è anche un problema, delle volte noto che c'è proprio un problema anche a livello generale, e che mi ci metto anche io delle volte come insegnante, alle volte è più facile la via più semplice, girarsi dall'altra parte, fregarsene. Il me ne frego, come avrebbe detto Don Milano, è più semplice rispetto, vedo anche che c'è un commento su questo argomento, c'è proprio un problema anche di questo. Allora, Pasolini avrebbe detto che noi siamo fascisti ogni volta che prendiamo la soluzione più perbinista, più borghese, il nostro girarsi dall'altra parte, in un certo senso. Credo che Pasolini l'avrebbe sintetizzato in questi termini, e credo che ci sia proprio un grosso problema in Italia da questo punto di vista, per cui il fascismo è ancora dentro di noi ed è ben presente, no? Il comportamento di Cristini qua è un comportamento utile, è un comportamento borghese, è un comportamento conformista. C'è proprio un problema di conformismo, e certo, e anche il mantenere l'ascensore stabile, quello è anche sempre un problema di fascismo e di conformismo. Cioè, non so se sono riuscita a spiegarmi. Sono perfettamente d'accordo con te, perché soprattutto negli anni del fascismo trionfante, fascismo e conformismo erano sinonimi. Cioè, il fascismo, che nasce come un movimento ribelle, un movimento ribellista, impiega pochissimo tempo a diventare invece un movimento istituzionale. Dopo la marcia su Roma, appunto, Mussolini diventa capo del governo, il fascismo si deve istituzionalizzare. Per cui gli squadristi, che erano questi individui molto spesso veri e propri psicopatici con venature di sadismo, che godevano semplicemente nel picchiare, nel fare del male, molto spesso anche nell'uccidere, gli oppositori, ma anche per il gusto molto spesso di menare le mani, vengono piano piano emarginati e vengono però tenuti come arma da usare nei momenti magari in cui è necessario. Necessario togliere di mezzo un oppositore o zittire qualche frangia un po' ribelle. Però, ecco, piano piano il fascismo diventa un movimento di ordine, ecco, e quindi un po' cambia pelle, e questo ci fa capire come anche Mussolini somiglia a Cristini, o meglio Cristini somiglia a Mussolini, anche in questo piegare le idee semplicemente ai fini da raggiungere. Erano personaggi che in realtà sembrano
siano incoerenti, e qualcuno ce l'abbiamo anche oggi intorno a noi. La loro è solo apparentemente incoerenza. Noi ci sorprendiamo, no, nel dire: ma come questo uomo politico fino a ieri diceva, aveva una posizione e oggi ha cambiato completamente? Come è possibile? È possibile perché in quel caso le posizioni politiche sono strumentali al raggiungimento del potere o del potere, perché poi alla fine quello è. Ed era così anche per Mussolini. Quindi il fatto di passare da essere socialista poi a bruciare le sedi del giornale socialista di cui lui era stato direttore ci fa capire come anche in quel periodo il suo socialismo fosse solo di facciata, perché il suo obiettivo andava via via incarnato in vari momenti in cui era necessario scegliere una posizione da prendere, ecco. E quindi purtroppo questa razza, tra virgolette, di politici sono quelli che poi screditano la politica, perché la politica per loro è semplicemente amore per il potere fine a se stesso, e finché ci affideremo a personaggi simili la democrazia italiana non crescerà mai, non diventerà mai matura, ecco, credo. Che sia un problema proprio di immaturità e di minorità in cui noi siamo, come scrive anche Alessandro Gaudio in un libro del simposio della necessità del romanzo, parla proprio di minorità, riprendendo un'idea assolutamente di, parlando proprio a proposito di Pasolini e di Petrolio, usa proprio di minorità dell'autore e del problema del capitalismo, che ormai siamo in una congiuntura che Marcuse avrebbe detto di capitalismo spinto, in cui che praticamente in un certo senso è una dittatura a tutti gli effetti, se noi ci andiamo a pensare. Ed è proprio, stavo leggendo un po' di commenti e Antonella sì, scrive, sono molti commenti interessanti. Andava disintegrato piuttosto che integrato, ed è una cosa che penso che ci sia proprio un problema di minorità in cui siamo lasciati nel capitalismo, perché di base il fascismo si basa sul capitalismo, ma attenzione, si cerca di suggerire quelli che sono i nostri bisogni, vengono sostituiti da un falso bisogno creato dalla società, e questo ci rende ancora più conformisti da un punto di vista psicanalitico. Sì. E quindi credo che il teatro abbia anche una funzione che debba essere etica, come anche la letteratura, una funzione che credo anche Divergenza si sta ponendo, quella di gettare quantomeno il sasso nello stagno e smuoverlo. Ora, io ringrazio sempre Fabio, no, per tutto il lavoro che lui fa, perché in realtà lui si sobbarca praticamente tutto e non c'è nulla che non si muove mezza foglia che lui non lo sappia. Fabio, lo so che ci stai sentendo e spero che tu commenti da qualche parte, ma grazie di tutto veramente, e adesso faccio parlare anche gli altri, però credo che l'idea di Fabio per essere divergente andasse proprio contro questo conformismo che è connaturato a quella che è la società odierna. E no, attenzione, io mi sto rendendo conto che non è un problema solo italiano, ma mi rendo conto che è un problema sempre più globalizzato. Come si stanno diffondendo i non luoghi, si sta diffondendo il conformismo. Sì, e qua appunto tu prima citavi Pasolini, Pasolini individuava nella modernità, nel consumismo, il nuovo fascismo, no? Perché? Perché omologa, e lui si batteva contro questa omologazione che oggi possiamo chiamare globalizzazione, ma diciamo quando ci si adagia in una omogeneità di valori, di comportamenti, di atteggiamenti, è veramente, cioè, apparentemente magari si ammira l'artista estroso, quello che magari veste in maniera eccentrica, però quando poi soltanto questa eccentricità è solo esteriore, alla fine non va ad intaccare il conformismo di fondo. E a questo io credo che noi insegnanti dobbiamo cercare di educare questi ragazzi soprattutto al senso critico, quindi anche alla capacità di ribellarsi, perché altrimenti poi si arriva a quella che
che Hannah Arendt chiamerà la banalità del male, no? Quando durante il processo Eichmann vide che quello che era uno dei peggiori criminali nazisti, il pianificatore dello sterminio degli ebrei, era un grigio burocrate che sembrava una persona così normale, così banale, ed è questo che poi anche Primo Levi aveva individuato perfettamente nei sommersi e nei salvati, è questo che fa ancora più paura, perché non erano dei mostri, erano delle persone normali, no? Come poteva essere il nostro vicino di casa. E eppure quando si è, appunto, si è portati ad un modo di pensare ormai omologato, a cui non ci si riesce a ribellare, perché non si può neanche immaginare che possa esistere qualcosa di diverso, quella omologazione ti può portare a delle scelte davvero impensabili. E tra i commenti ho visto anche un commento di Francesca Valentri, che ha scritto per Divergenze un romanzo secondo me magnifico, Edipo a Berlino, un romanzo poderoso, che mostra proprio come magari anche un ragazzo tedesco dell'epoca, dell'inizio degli anni 30, potesse diventare un SS e trovare normale anche uccidere un uomo per strada solo perché è ebreo, e in quel momento sembra di questo totalmente normale, perché accettato, perché ti insegnavano da quando eri piccolo che quelli non erano uomini ma erano dei subumani che bisognava schiacciare come degli insetti, ecco. Quindi dobbiamo guardarci sempre da questo tipo di scivolamento che è sempre insidioso. Certo, noi adesso ci sentiamo abbastanza protetti dal ricadere di nuovo in un genocidio nell'Europa moderna o nel mondo, diciamo, occidentale e industrializzato moderno, ma a parte quegli eccessi ci possono essere delle situazioni, se non altrettanto, però comunque preoccupanti, ingiuste. Quindi dobbiamo essere vigili, ecco, dobbiamo essere sempre vigili, perché nulla è dato una volta per tutte. Così i diritti, come i diritti delle donne, i diritti in ogni campo, compresi i diritti politici. Ma io vorrei dire una cosa a proposito, rapidissimamente. Quando la mia maestra di violino era giovanissima, andò a perfezionarsi in Germania, e lei vide la Germania come il massimo della civiltà, eppure nel mentre c'era tutto quel popò di ambaradan. Ho usato il termine ambaradan, che è un termine non mi piace, perché anche noi abbiamo questa fama di essere degli ottimi colonizzatori, che abbiamo portato la cultura in Eritrea, Etiopia, nel Corno d'Africa, anzi l'Africa orientale, ma se noi andiamo a vedere come ci siamo comportati nelle ex colonie, sono le zone che per l'Iprite, che è stato buttato da noi italiani, brava gente, ancora oggi sono completamente inabitabili. Noi italiani non abbiamo mai fatto i conti con quello che è stato il nostro passato coloniale, sia pure in poche aree, perché proprio in Italia noi non riusciamo, non abbiamo fatto i conti, mentre in Germania una certa percentuale alta della popolazione ha fatto i conti. Io ho degli amici tedeschi che hanno fatto i conti con questa mentalità. Noi qui in Italia non siamo riusciti a fare i conti con quella che è effettivamente la nostra storia. Ed è un problema che si riverbera poi anche sull'insegnamento, perché se tu non hai fatto i conti con quello che fai, con quello che sei, considerate che se noi parliamo delle colonie africane, in italiano ne parlano pochissime persone. C'è un libro in inglese in totale sull'Eritrea, e c'è La Frontiera, che è un libro di Leo Grandi, credo, che parla dell'Eritrea, ma il resto io sull'Eritrea tutto quello che so è veramente poco, perché c'è il Museo Massai qui vicino al mio paese, quindi qualche volta io ci sono andata, ma tutto quello che so è questo, nonostante sia stata una colonia in cui ci sono alcuni politici italiani che ancora oggi hanno degli affari. C'è proprio anche tutto un problema di mancanza di una storia come questa che tu hai raccontato in questo libro. Serve anche per fare i conti con quello che noi siamo stati. Io sono sicura che i farmacisti di cui tu mi parlavi avranno sicuramente fatto i conti con l'eredità di questo zio così potente, di questi zii potenti con una fama durante il periodo fascista. Cioè, sono dovuti scendere a patti con l'idea, se sono le persone colte e preparate, sono dovuti scendere a patti con quello che loro erano. La mia maestra di violino ha conosciuto Pasolini, erano amici, e lei una volta mi disse: io sono convinta che Pierpaolo, comunque lui sia morto, sia stato un omicidio politico, perché era scomodo.
anche se lui si fosse suicidato, sarebbe stata sempre una cosa politica di scomparsa. E una volta mi parlò di un film che poi sono riuscita a recuperare, in cui da una parte parlavano Guareschi e dall'altra parlava Pierpaolo Pasolini, di quella che era la società moderna, da due punti di vista completamente considerati agli antipodi. Però Stringi Stringi, Guareschi e Pasolini c'erano la stessa identica cosa. Diciamo che noi stavamo perdendo di vista quella che era l'umanità e quella che era la nostra radice più vere, più realistiche. Stavamo perdendo noi stessi per un miraggio di capitalismo e di globalizzazione. Io non sono così sicura che nell'Italia di oggi, così moderna, così industrializzata, non potrebbe essere messo in piedi qualcosa di terribile. Io noto delle spie di antisemitismo spaventose. Sarà che abito a Roma, ma io le noto e le vedo. Beh, c'è da dire, ci sono esempi comunque di atteggiamenti simili perché video antisemiti e fascisti sono stati condivisi sullo schermo di persone durante le sedute di laurea qua a Pavia. Successo qualche tempo fa che durante le sedute di laurea a delle persone hanno iniziato a caricare questi video mentre questi stavano cercando di sostenere la propria tesi. Ci sono queste, cioè l'Italia purtroppo non è un. A me sembra sempre tutto molto lontano, perché spesso quando si parla di, cioè, gli eventi eclatanti succedono in America. Esempi di razzismo eclatante per noi sono quelli che succedono in America perché hanno più copertura mediatica. Ci sono anche E in Willy Montero? Italia. Ci sono in Italia, esattamente. Cioè, il problema è che poi noi li dimentichiamo molto in fretta. Noi Perché italiani almeno siamo capita. brava gente, ma guarda quello che scrive la Scelbo su se stessa, che essendo di colore gli hanno detto la bella è, c'è sempre questa variante antisessuale, perché più una donna è carina, di colore, ovviamente, categoria di film porno, cioè se non è razzismo questo, voglio dire. C'è A me è una ancora cosa che... molto da fare. Sì. A tutti i livelli, però. Ma secondo Ciascuno me... di noi può fare poco nel suo piccolo, però dobbiamo comunque provarci perché non abbiamo scelta, non abbiamo altre strade che cercare di cambiare le cose in maniera microscopica, però magari qualcosa si potrà muovere. Bisogna anche essere un po' ottimisti perché non si possono disconoscere i progressi che in ogni campo in questi ultimi comunque decenni, con tanti rallentamenti, con tante frenate, eppure diciamo da diversi decenni, dalla legge sul divorzio, la legge sull'aborto, fino alle ultime, la legge sulle unioni civili e anche quella che prima o poi dovrà essere approvata sul testamento biologico. Quindi diciamo dei progressi, anche se ripeto, con molti rallentamenti, interruzioni, e anche rischi di ritorni all'indietro, ecco, bisogna stare molto attenti a opporsi, perché se facciamo, come dire, se ci colleghiamo, se facciamo rete, se cerchiamo comunque di non rimanere delle monadi isolate, ma cerchiamo anche delle alleanze, perché siamo in tanti, solo che non dobbiamo chiuderci nel nostro guscio e dobbiamo crederci, perché molto spesso, soprattutto noi in Italia, abbiamo la tendenza a essere rinunciatari, a essere fatalisti, a pensare tanto non serve a niente. E se lo pensiamo, poi questo sia vero, il fatto che non serva a niente. E anche Però in tu questo domani fa entrerai in caso. classe. Cioè, se tu fossi rinunciataria, tu domani non entreresti in classe e non avresti scritto questo Esatto. libro. È vero, no, no, noi assolutamente, noi insegnanti, è vero, e anche noi scrittrici, Benedetta, evidentemente non siamo rinunciatarie, altrimenti non faremmo tanta fatica, no, nel nostro quotidiano, nel provarci continuamente, riprovarci a parlare, a dire, a spiegare, anche ad ascoltare, perché poi una delle nostre attività più importanti è anche quella di
di ascoltare, perché se non ascoltassimo non potremmo poi restituire quello che perlomeno crediamo con tutti i nostri limiti di aver appreso. Dico un'ultima cosa, c'è una frase che mi ha colpito di un seminario sul doping che ha fatto una persona a me molto cara, perché è un ufficiale antidoping a livello internazionale, e ne approfitto per salutare Lorenzo, e lui ha scritto questa frase: l'unica vera arma che noi abbiamo contro il doping, che è un rare, una cosa proprio sbagliata, è l'educazione, noi non abbiamo altre armi. E si può applicare a tante altre cose, oltre che al doping, perché... L'educazione ci può salvare, l'unica cosa davvero che ci può salvare in ogni campo. Per quello io volevo riprendere quello che diceva Benedetta prima, il diritto all'educazione, il diritto all'istruzione deve essere di tutti e ci dobbiamo battere perché questo si realizzi. È una battaglia che non si sarà mai vinta, perché resteranno sempre delle sacche, di cui noi dobbiamo decretare la nostra sconfitta. Però non per questo dobbiamo smettere di crederci e provare almeno a combattere. Io penso ai tanti insegnanti, noi in confronto siamo anche fortunate, perché magari insegniamo in una liceo, brava. Insegniamo io sono al liceo classico, sto benissimo. Io al liceo scientifico, ma in provincia, comunque una scuola piccola, ci stiamo bene. Ma io penso ai tanti insegnanti di scuola elementare, di scuola media, che insegnano nelle realtà periferiche di Napoli, di Roma e anche di altre metropoli, perché poi le periferie quelle sono, che vanno fisicamente a prendere i bambini, i ragazzi, per portarli a scuola, perché altrimenti non verrebbero, che combattono la dispersione scolastica, ma proprio realmente ogni giorno, e a loro va naturalmente tutta la mia ammirazione e davvero un incoraggiamento, perché alcune volte è davvero difficile conservare la fiducia, ecco. Io volevo dire che sono completamente d'accordo con tutto quello che ha detto Erika, Elsa, Benedetta, e resto convinta che il teatro sia uno strumento assolutamente, insomma, indispensabile, e tanto più in un periodo come questo, così difficile, nonostante i teatri siano chiusi, però mantenere accesa la luce sulla drammaturgia, anche con iniziative come questa o con la collana di teatro di Divergenze, penso, insomma, che sia fondamentale continuare, perché comunque sì, possono mantenere accesa la luce e aiutare per una presa di consapevolezza, ecco. Non solo il teatro, anche la letteratura, insomma, anche tutte le altre forme d'arte, però insomma anche la drammaturgia ha questo ruolo, secondo me, essenziale. Il teatro è speciale come tutte le forme d'arte, di cultura, di bellezza, solo la cultura ci può salvare, e la bellezza, come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. Vabbè, è un auspicio, non è qualcosa in cui noi crediamo fermamente, ma è la speranza che abbiamo tutti. Benedetta, ti faccio una domanda velocissima: come ti senti con questo progetto del musical? Ma mi sento benissimo, anche perché abbiamo una riunione domani, faccio praticamente la mia passione per John Keats, oltre a portarmi a scrivere il testo teatrale che adesso stiamo anche iniziando a mettere in scena, perché le prove sono iniziate proprio oggi. Faccio parte del gruppo di lavoro per un musical sempre su John Keats, e stiamo lavorando al copione. Nel frattempo il compositore Alvaro Nascimento Vigliera sta componendo le canzoni, i cui testi sono solo poesie di Keats, e già ci hanno invitato a parlare in un po' di posti, a Londra, a Pittsburgh, Pennsylvania, a Roma. Finita la pandemia si fa tutto. E niente, è una cosa bella ed è anche la dimostrazione di come comunque si possa, la cultura possa anche unire persone diversissime tra loro, cioè siamo anche geograficamente, chi partecipa a questo musical è da posti veramente diversissimi,
Georgia, Russia Sovietica, Londra, Brasile, Italia, siamo... è un progetto folle, però è divertente, appunto, è la cultura che unisce. Mi rendo conto che forse il ruolo, forse John Keats non ha un ruolo politico nel risvegliare la coscienza politica delle persone, però può essere un buon punto di partenza per risvegliare la sensibilità artistica, anche quella serve. Complimenti, in bocca al lupo. Sei per proprio questo progetto bellissimo. Sei proprio sicura che la sensibilità artistica non sia coscienza politica? Io dico sempre che oggi ho spiegato una cosa banalissima, ho spiegato un verso di Teognide, io sapevo di star facendo più politica di quanto ne potessero immaginare. Infatti quando mi dicono non dovete fare politica in classe, io faccio, vabbè, smetto di spiegare, mi siedo, perché quello è un atto politico che io sto facendo, perché ma, è tutto politica. Tutto è politica, però mi rendo conto che su certe cose forse il collegamento politico è più immediato. Nel momento in cui stai guardando qualcosa che parla di un personaggio storico che si è occupato di politica, allora più verosimilmente sei portato subito ad avere una riflessione politica. Ovviamente se si parla di John Keats si può parlare anche di diritto allo studio, perché comunque appunto John Keats non ha potuto frequentare le scuole più prestigiose, quindi non ha potuto avere accesso ad alcuni saperi, ad una parte del sapere che a lui comunque interessava, come il greco. Quindi in realtà anche John Keats può avere un risvolto di politica, però diciamo che ogni tanto è anche bello dire, più che di politica, occupiamoci di sonetti, d'amore e figure mitologiche. Tanto a girare tutto in chiave politica si fa sempre in tempo. Ma è politica anche quella, però te lo ripeto. No, è stata la prima cosa che ti ho detto. Sì, ma penso che tutto sia politica. Cioè, ogni tanto riesco a pensare, sono lì che tipo sto ripensando a qualche libro che ho letto da adolescente e mi rendo conto, potrei fare una riflessione politica sul valore di Twilight. Riesce. Sì, però sì, in realtà sì, ma che ci penso, si sta. Si può parlare di politica in tutto. Io volevo ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, tra cui Francesca Veltri, che il cui libro è stato anche quello che è successo durante il premio Berto lo sappiamo tutti, è uscito pure l'articolo su Cultural, quindi va bene così. Ringrazio anche dei miei studenti, vedo Chiara, Stival, vedo Valentina, vedo dei colleghi, insomma, e ringrazio veramente tutti. Poi immagino ci saranno anche dei contatti, vedo il capo, vedo Fabio, che parla di teatro e poi ci ringrazia, ma siamo noi che io sono sempre io che ringrazio lui per la fiducia ogni santa volta. Anche io lo ringrazio, ringrazio anche Patrizia Tocci, Lucio Taraborrelli, Sante e tutti anche gli amici che hanno commentato e poi mi impegno a rispondere a tutti una volta che terminiamo la diretta. Grazie. Il giudice grazie. Nero, accattatevelo. Sì, è molto bello. Compratelo, che poi grazie. Sapete che... Grazie, grazie a Francesca per questa bellissima collana, per l'intervista. Francesca, supera la scelta. Questa opportunità davvero meravigliosa, grazie. Grazie Erika, grazie Benedetta, grazie a tutti. Grazie a tutti.